I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre vi invito a mettere mi piace a questo video, a dire la vostra nei commenti, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessuna notizia sul mondo del calcio mozza. Quest'oggi vi porto l'episodio numero 17 dei segreti del Monza, quindi un format che sto portando avanti praticamente da più di 3 mesi e vi ringrazio per seguirlo sempre costantemente. Oggi parliamo di un argomento che secondo me è una curiosità che tutti si chiedono, praticamente tutti si saranno domandati almeno una volta nella vita: il Monza cosa fa quando va in ritiro, cosa fa quando deve andare in trasferta, cosa fa invece quando gioca in casa. E oggi provo a darvi qualche risposta, partendo da ovviamente una divisione che va fatta tra le partite in casa e le partite in trasferta. Io partirei dalle partite in trasferta perché ovviamente è forse la cosa che più vi rende curiosi. Una giornata di un calciatore del Monza inizia con l'allenamento, che generalmente è l'allenamento della vigilia della partita. Il Monza scende in campo generalmente la mattina, i giocatori si recano a Monzello con le loro auto e si allenano. Finito l'allenamento, solitamente c'è la conferenza dell'allenatore, che parla ai microfoni della stampa e risponde alle domande di qualsiasi tipo. Una volta che finisce la conferenza stampa c'è il pranzo, comunque se la conferenza stampa è appena dopo il pranzo, che si fa a Monzello. Poi il Monza parte volta la destinazione in cui andrà a giocare la partita. Vi faccio un esempio: il Monza deve andare a giocare contro il Sassuolo, per esempio. Il Monza prende, sale sul pullman, va direttamente in pullman, caso di Sassuolo, quindi pullman rosso direttamente a Sassuolo, dove poi andrà a giocare la partita, Reggio Emilia in questo caso. Altrimenti c'è un però, perché nel caso in cui la destinazione è più lontana, il Monza sale sul pullman rigorosamente bianco, va in aeroporto, prende l'aereo, scende dall'aereo. Nel momento in cui si arriva a destinazione, ad attendere i giocatori c'è il pullman rosso, il pullman quindi brandizzato, in cui i giocatori salgono e vanno in hotel. Quindi credo di essere stato chiaro, spero di essere stato chiaro. Questa è la trafila che si fa, o pullman o aereo. I giocatori soggiornano in hotel e poi il giorno dopo ovviamente giocano la partita. Nel caso in cui il tragitto sia stato breve, salgono sul pullman rosso che li ha accompagnati a destinazione e quindi tornano a Monzello, riprendono le loro auto e tornano a casa. Altrimenti, di nuovo, i giocatori salgono sul pullman rosso che li ha accompagnati dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel allo stadio, e poi ad attenderli in aereo, cioè all'aeroporto insomma, ci sarà il pullman bianco invece che li riporta a Monzello, dove prendono il loro auto e tornano a casa. Quindi due pullman il Monza a disposizione. Così è stato per esempio nella trasferta di Pisa, dove è stato guidato un pullman rosso da Monzello fino all'aeroporto d'arrivo, e poi il pullman rosso si è fatto il viaggio di ritorno ovviamente senza giocatori, e i giocatori hanno utilizzato invece l'altro pullman bianco. Quindi ci sono più pullman per interscambiare, con ovviamente due autisti. Nel caso delle partite in casa invece è diverso, ovviamente, perché il Monza giocando in casa non ha trasferte da fare. Però generalmente, a quanto ho appreso, la routine dovrebbe essere la seguente: quando c'è il ritiro casalingo, i giocatori si allenano, dopo l'allenamento conferenza stampa, pranzo, i giocatori rimangono in ritiro e vanno a Villa Gernetto, dove il presidente Berlusconi ha disposto delle loro camere, anche se io credo, a meno che non è così, già a Monzello saranno presto predisposte delle strutture, come per esempio fa la Juventus, che internamente alla Continassa ha le camere d'albergo e quant'altro. Passano la notte a Villa Gernetto, la mattina dopo colazione in gruppo, passeggiatine, e poi si va tutti allo stadio direttamente in pullman. I giocatori finiscono la partita in casa, vengono riportati in pullman, non a Villa Gernetto ma a Monzello, dove hanno lasciato le loro auto, e poi fanno il loro ritorno a casa. Ed è per questo che i giocatori spesso ricevono la visita dei tifosi a Monzello. Perché? Perché lì hanno la macchina, quindi devono necessariamente tornare a Monzello, e lì vengono comunque salutati dai tifosi, volano magliette, abbracci, saluti e varie fotografie. Queste grosso modo sono le giornate tipo di un giocatore
nel momento in cui vai in trasferta oppure giochi le partite in casa. Quindi, ragazzi, più pullman, aerei, viaggi, le loro auto nel tutto rimangono ovviamente a Monzello, perché lì è la sede principale del Monza, dove i giocatori trascorrono la maggior parte del loro tempo anche durante la settimana. Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti, anche perché ci sono state le polemiche, soprattutto negli anni scorsi, dove ci sono state trasferte fatte con l'aereo, trasferte molto brevi, che forse in pullman erano piacevoli, eccetera, ma non colpiscono solo il Monza a questi discorsi, ma anche ben altre squadre per una questione di inquinamento globale, ma non solo di comodità. Vi aspetto ovviamente nei commenti, vi aspetto qui sul mio canale, grazie come sempre per aver visto questo video, a presto!